C'è una frase scolpita nei nostri cuori, una frase che recita: da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Con l'insegnamento di zio Ben sempre in testa, ci dedicheremo al nostro amichevole arrampicamuri di quartiere, a quello Spider-Man che dal 1962 a oggi si è fatto amare da lettori e spettatori di tutto il mondo. Supereroe umano per eccellenza, Peter Parker è sempre stato un personaggio nel quale il pubblico poteva riconoscersi, perché tra un'azione eroica e l'altra deve fare i conti con situazioni che conosciamo molto bene: pagare l'affitto, trovare un lavoro, sopravvivere al liceo e all'università. In altre parole, Spider-Man è uno di noi. E allora, visto che manca meno di un mese all'uscita dell'atteso Spider-Man Far From Home, film che chiuderà la fase 3 del Marvel Cinematic Universe, ci è venuta voglia di riportare Peter tra i banchi del liceo, come dando i voti ai tre Peter Parker e ai tre Spider-Man visti sul grande schermo. Tra ragnatele, volteggi sui tetti e zie May di vario sex appeal, ecco le nostre pagelle degli Spider-Man cinematografici. Il primo amore non si scorda mai, ammettiamolo. Quando guardiamo gli occhi buoni di Tobey Maguire, gli vogliamo tutti un gran bene e il merito, va detto, è soprattutto del grande Sam Raimi. La sua trilogia ha saputo conquistare sia i fan che i neofiti e Spider-Man 2 rimane ancora oggi un esempio emblematico di cinecomic d'autore, grazie al suo perfetto mix di pathos, humor, azione e tragedia. Eh sì, li perdoniamo persino quello scherzetto chiamato Spider-Man 3. Ma veniamo al Parker di Maguire. Impacciato, afflitto da sensi di colpa, ma comunque pronto a sacrificarsi per gli altri, quello di Maguire è un Peter a tutto tondo, già perfettamente sviluppato nel primo film e ancora più aderente al personaggio dei fumetti nel secondo. A penalizzarlo, ma qui è un problema più di scrittura che di recitazione, è la parentesi cattiva, o forse dovremmo dire emo, di Spider-Man 3. Però, nel complesso, la sua evoluzione nel corso della trilogia è più che soddisfacente, con tanto di vera conclusione. Il nostro voto è 8. Vuoi per gli effetti speciali non ancora del tutto all'altezza delle aspettative nel primo episodio, o per la performance di Maguire, che inizialmente non è dotata del carisma necessario, le parti più puramente supereroistiche del trittico di Raimi arrancano un po' prima di ottenere i risultati sperati. Bisogna aspettare il secondo film per avere lo Spider-Man ideale, perfetto a livello sia iconografico che caratteriale, anche se i fan hanno in parte da ridire sull'idea di lanciaragnatele organici, in particolare durante il celebre scontro con Dr. Octopus sul treno. A differenza di Peter, il suo alter ego mascherato non diventa meno interessante durante la fase dark del terzo capitolo, che consente a Raimi di esplorare in modo tutt'altro che banale la moralità dell'eroe simbolo della Marvel. Il nostro voto è 8,5. Inizialmente era previsto uno Spider-Man 4 con la partecipazione di Raimi e Maguire, ma il progetto viene sospeso in seguito a disaccordi sulla sceneggiatura. Viene quindi ingaggiato il regista Mark Webb per dare vita a un reboot che, nelle intenzioni dei produttori, inaugurerà un universo cinematografico simile al Marvel Cinematic Universe. Per incarnare questa nuova versione dell'arrampicamuri viene scritturato l'attore Andrew Garfield. Criticato da alcuni in quanto inglese, Andrew riesce a conquistare il pubblico con la sua passione per il personaggio, motivo per cui dispiace un po' vedere la sua carriera da supereroe sullo schermo troncata dopo appena due lungometraggi. La caratterizzazione di Garfield sottolinea ancora di più il lato nerd di Peter, mettendo in evidenza il suo background scientifico-tecnologico che mancava un po' nella versione precedente. Infatti, in The Amazing Spider-Man, i lanciaragnatele sono meccanici, farina del sacco del protagonista. È anche più convincente la sottotrama sentimentale, grazie all'alchimia molto potente tra Garfield e Emma Stone, che interpreta la bella ma sfortunata Gwen Stacy. Nonostante la sfortuna del suo franchise, noi siamo convinti nel dire che tra fisicità, aspetto e presenza scenica, quello di Garfield è il Peter Parker definitivo. Un bel 9 per lui. A livello visivo non c'è nulla di cui lamentarsi, nonostante ad alcuni fan non piaccia particolarmente il nuovo design dell'emblema ragnesco sul costume. Il personaggio in sé, invece, è vittima dei piani a lungo termine della Sony. Da un lato, la cosiddetta Untold Story, legata alle origini dei superpoteri, resta irrisolta. Dall'altro, la sospensione del franchise di Webb ci nega la possibilità di vedere in azione uno Spider-Man più maturo, segnato dalla morte di Gwen, limitandosi ad offrirci un assaggio nel cliffhanger finale del zoppicante The Amazing Spider-Man 2. Voto 7,5. Dopo gli esiti deludenti dei due Amazing Spider-Man, la Sony stringe un accordo con i Marvel Studios. Finalmente il nostro potrà apparire nel Marvel Cinematic Universe. La terza incarnazione cinematografica di Spider-Man spiazza molti. Nei giorni dell'annuncio, Tom Holland sembra forse troppo giovane e le battute su un casting svolto nelle scuole medie si sprecano.
Poi il debutto sul grande schermo zittisce tutti, e basta un trailer per farlo. Accade in un attimo di Captain America Civil War, un attimo diventato subito iconico, ovvero quando Spider-Man ruba lo scudo di Captain America e saluta Iron Man. Insomma, abbiamo visto entrate in scena peggiori. Beh, dopo averlo visto in azione in 4 film, possiamo affermare che il Peter di Tom Holland raggruppa tutte le caratteristiche fondamentali del personaggio. È intelligente, carismatico, si preoccupa per la sua molto affascinante, forse troppo affascinante, zia May, ed è motivato da un desiderio di aiutare i più deboli. E soprattutto ha instaurato un bellissimo rapporto mentore-allievo con Tony Stark, un rapporto di cui sicuramente sentiremo la mancanza in Far From Home. Tutti elementi che sottolineano le versatili doti recitative di Holland, immediatamente convincente nei panni di Peter Parker. Per questo il nostro voto è 8,5. Inutile girarci attorno, a livello di spirito e di tono, il nuovo Spider-Man è sostanzialmente perfetto. Battuta pronta, senso di meraviglia al cospetto dei più grandi eroi della Terra e logorrea inarrestabile. Inoltre, le doti acrobatiche naturali di Holland, che, lo ricordiamo, a teatro è stato un ottimo ballerino nei panni di Billy Elliot, rendono questo Spider-Man il più convincente a livello visivo, grazie anche ad un costume che ritorna alle origini ed omaggia il tratto inconfondibile di Steve Ditko. Insomma, bentornato a casa, Spider-Man, e beccati questo 9. E voi siete d'accordo con i nostri voti? Chi è il vostro Spider-Man preferito? Fatecelo sapere nei commenti.